a tutti, eccoci di nuovo sul nostro canale con un'altra bellissima canzone. Un'altra bellissima canzone cantata da Romeo Livieri o anche da Claudio Villa, quindi una canzone un po' datata, ma suonata ancora tantissimo nelle sale da ballo, e suonata ancora tantissimo nei posti dove si fa, nei luoghi dove si fa festa e dove si fa anche tanto karaoke. Ecco, la canzone si intitola Chitarra Vagabonda. E perché l'ho fatta? Perché mi è stata richiesta, ho avuto tantissime richieste e mi hanno detto se per caso avessi potuto fare un tutorial su questa canzone. Allora, vi dico subito, gli accordi, è una canzone popolare. È una canzone popolare che gira in loop con due strofe. Un ritornello che si allunga, cioè un ritornello molto lungo, che si ripete due volte praticamente, ecco perché è lungo. Poi c'è di nuovo una strofa, due strofe, e poi c'è un ritornello che si ripete ad libitum. La prima volta fa tutto il ritornello e poi c'è un pezzo di chitarra solista che io vi cercherò di fare, Se non ce la faccio, portate pazienza, ma lo farò. Praticamente sottointendiamo che ci sia un'orchestra che suona, o comunque una tastiera, una fisarmonica. Ecco, anche una fisarmonica. Se riuscirò a farlo io con la chitarra, sarà meglio per voi e anche per me, perché così faccio più bella figura, ovviamente. Però vi metterò eventualmente la tab in alto o sotto sia dell'introduzione e sia del solista in mezzo. Ok, detto questo, la spiegazione della canzone l'abbiamo detta, vi dico gli accordi appunto, come ho detto, sono tre, quattro, anzi, inizio con un re minore, la minore, un la minore, dove praticamente è la tonalità della canzone, poi c'è un mi settima e un la minore. Poi troveremo ancora un re settima, non un re minore, sempre in loop, nella strofa, un la, un mi. Troveremo un la maggiore quando ci sarà il ritornello, perché il ritornello volge in maggiore, quindi la canzone, la strofa è in minore, perché la canzone è un pochettino triste. Quando la canzone diventa un pochettino più allegra quando c'è il ritornello, no? Come tutte le canzoni popolari, che praticamente sono così. E quindi ci sarà un La maggiore, un Mi maggiore e il Re minore rimane sempre minore, quindi il Re maggiore non ci sarà mai. Un La maggiore, Mi maggiore e un Re minore. Poi torna di nuovo in La minore, la strofa torna di nuovo in La minore. Comunque vi scriverò gli accordi come al solito. Qui sopra alla mia sinistra, sopra il monitor, ecco, sopra il monitor, ecco, vi scriverò gli accordi. Il ritmo è quello di Begin. Farò poi anche un tutorial con il ritmo di Begin. Ritmo di Begin che fa? Per chi vuole cimentarsi a fare il ritmo di Begin, fa batte la quinta corda o la sesta o la quarta se è un re, quindi fa, poi sgrana le corde e fa giù. Giù, poi giù sulle corde più gravi, il primo battito, giù, poi giù, tutte le corde, e poi quando fa il ritorno lo fa solo sulle ultime due corde o le ultime tre, quindi non è tutto così, ma è. Sentite, fa solo. Solo le due ultime corde sotto, le più piccole, diciamo le prime, no? Sono le ultime in senso contrario, le prime due corde della chitarra, le più piccole. Quindi. Per chi non ce la fa a fare il ritmo di Begin, perché tanto anch'io non la farò tutta in Begin, giù su, 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 il ritmo così va benissimo, ok?
12 secondi di pubblicità, ci vediamo tra poco. Eccomi ritornato per la sequenza, per l'esecuzione della canzone. C'è un'introduzione con una chitarra che fa da solista, ve la farò e vi metterò anche la tab per chi si vuole anche cimentare con il solista della tab. La canzone inizia con il minore, re minore e va avanti. Pronti? 1, 2, 3, 4.
Bene, benissimo. La canzone era questa, l'acuto. Una volta ci arrivavo meglio. È un la, comunque come acuto. È un la, è una nota. Tenete conto che i tenori, quelli Pavarotti, Claudio Villa, eccetera, eccetera, prendono un do. Questo è un la, questo è un si, questo è un do. Io ho preso un la. Ok, volevo solo dirvi ancora una cosa. Allora, volevo ringraziarvi innanzitutto perché siamo arrivati a 400 iscritti, signori, grazie a tutti voi, grazie a tutti voi. Volevo fare anche un video riguardo a questo. Vi dico ancora una cosa, poi vi lascio andare, che metterò il testo di questa canzone con gli accordi sotto nella descrizione e metterò il link per potervelo scaricare e cantare, e volendo, e cantare da soli e cantare, o cantarla insieme a me. Vi potete stampare il foglio che sto leggendo io. E poi metterò tra poco, anzi forse quando metterò questo video avrò già messo pubblicato sul canale la lezione sulle tab. Quindi qui metterò il solista, in mezzo il solista che c'era, e l'introduzione fatta con la chitarra, perché questa è una canzone da chitarra proprio. E quindi per chi vuole poi cimentarsi, a chi piacerà magari fare anche suonare la chitarra anche come solista, ben venga, ragazzi, ben venga. Mi tolgo gli occhiali, così sono un po' più brutto. E dicevo ancora una cosa, grazie a tutti, iscrivetevi al canale se vi è piaciuta la canzone, se vi è piaciuto il canale, se vi piace il canale. Basta così, ci vediamo alla prossima. Ciao, un bacio a tutti, ciao ciao ciao. Ciao. Mi permetto ancora di consigliarti questo video qui e questo video qui. Uno per un buon proseguo, per una buona continuazione, è inerente al video che hai appena guardato. L'altro è l'ultimo video che ho appena pubblicato sul mio canale. Buon proseguimento, quindi, e buona ascolto e buona veduta. Ciao!